Non mi ricordo la domanda. Cominciamo bene. Noi ormai sono vari anni che vediamo giocare golfisti e sono vari anni che conosciamo persone che entrano nel mondo del golf passando da altri sport. Vero. Secondo te qual è lo sportivo migliore per giocare a golf? La rifaccio io, l'ho capita perché ormai c'è una specie di simbiosi, però... Non era in italiano, effettivamente. No, effettivamente non era in italiano. Credo tu volessi dire, ma correggimi se sbaglio, qual è lo sport che è più propedeutico affinché chi lo pratica diventi un buon giocatore di golf più velocemente? Comunque è un domandone, perché così su due piedi ti direi tennista. Allora, sport singolo, abitudine a fare un movimento abbastanza paragonabile, perché comunque sei più o meno nella stessa posizione. Il top di dritto è abbastanza simile a una bella drivata col draw. Il back per andare sotto rete è abbastanza simile a un send, un taglio per fare un approccino. Quindi credo che sia un po' quello. Hanno una discreta potenza. Hanno una discreta potenza. Quindi il primo che mi viene in mente è il tennis. Adesso ti giro la domanda, nel frattempo penso se me ne viene in mente un altro. Allora, io ti rispondo sempre con uno sport in cui si utilizza uno strumento per colpire qualcosa. E in questo caso ti dico che al momento, in assoluto, i giocatori di golf, neogiocatori di golf, che ci prendono di più sono i giocatori di hockey. Che in Italia però sono pochi. Sono pochi? Ma a me non è mai capitato. Mi è capitato e hanno un controllo dello strumento bastone golf che è impressionante. Primo perché loro devono colpire. Però impugnano al contrario però. Spesso impugnano al contrario, sì. Loro fanno. Però loro con un mazza da hockey, non so se si dice mazza, scusatemi, che praticamente non ha loft, riescono anche ad alzarti un dischetto appoggiato sul ghiaccio. Quindi hanno una manualità e lo fanno mentre uno gli sta tirando una spallata sui pattini, sul ghiaccio. Beh, effettivamente. Quindi loro hanno una manualità enorme e molta potenza, quindi sono bravi sia nel gioco lungo che nel gioco corto. Poi ovviamente i tennisti hanno un vantaggio e infatti il gioco del golf è spesso la pensione del tennista, possiamo dire. Cioè il tennista quando smette di giocare a tennis perché non c'è più di fiato, si dedica al golf, perché è molto complementare, cioè molto facile da... Tra l'altro ti butto lì, un vincitore di Augusta, del Masters, ex giocatore di hockey e poi professionista di golf, Mancino, vediamo se te lo ricordi. Bubba Watson. No. Non lo so, Mancino. Phil Mickelson. No, dai, è l'unico Mike Weir. Canadese Mike Weir. Mike Weir. Lui è... un hockeyista. È un passato da hockeyista. Sì, ma credo proprio professionista. Sì, diciamo che in Canada, se non ricordo male, giocano praticamente solo a hockey. Quindi di conseguenza è un po' lo sport diffuso, nazionale. Sì. Sicuramente ci giocava all'università. Mi sembra di ricordare che addirittura fosse un professionista anche di hockey. Ha vinto solo. E mi viene in mente una cosa che secondo me è un plus di tantissimi giocatori forti. L'abbiamo detto anche in un altro video. Che è stabilità e equilibrio nel golf. Sono fondamentali e se ci pensi, come giustamente hai fatto notare, giocando a hockey sei instabile su pattini, sul ghiaccio, che decisamente non è il massimo della situazione. Quindi probabilmente questo aiuta molto a prendere quella famosa forza dal terreno che tanto piace agli amanti di Bubba Watson, sempre un mancino tra l'altro. Bubba Watson. Che fa questo balletto, l'abbiamo fatto vedere in un video, e prende un po' tutta la potenza da lì, però riuscendo a rimanere in equilibrio, se no non riesce ad arrivare a prendere la palla, quindi si ribalterebbe per terra con le sue velocità. E invece altri sport che ho visto possono essere utili a chi gioca. Allora, premesso che tutti gli sport in cui hai uno strumento, una mazza, racchetta, e devi colpire un oggetto, di sicuro aiutano, perché la coordinazione occhio-mano diventa molto più alta. Quindi ottimo per i giocatori di baseball, che sono potentissimi solitamente, tirano delle cartelle senza senso. Ti ricordi, ha giocato per un certo periodo con noi, si allenava, un professore della scuola americana, che è un ragazzo più o meno della nostra età, lui ex ragazzo più o meno della nostra età, lui giocava a baseball e effettivamente poi era, se non ricordo male, 2 o 3 di handicap, ma lo giocava a tempo perso. Così.
per passare perché effettivamente veniva da uno sport che aiuta tanto. Poi altri sport che aiutano sono tutti gli sport di mira, quindi quelli che possono essere il tiro con l'arco o similari, danno un ottimo apporto sulla preparazione al colpo, quindi su quello che è il prendere la mira, il capire le distanze e quant'altro, perché sanno che buona parte del lavoro va fatto prima di tirare. E gli sport che richiedono una coordinazione motoria ad ampio spettro, anche se non c'entra tanto col golf, quindi sport di coordinazione molto difficili, quello può essere salto con l'asta o danza per le ragazze o cose del genere. Chi ha una buona coordinazione del corpo un po' a tutto campo comunque impara velocemente, perché sa dove mettere le mani, le braccia, le gambe, riesce a fare i movimenti anche molto coordinati fra loro, anche se slegati l'uno dall'altro. E io adesso ti faccio un altro piccolo appuntino. Appuntami. Così, perché abbiamo parlato degli sport che aiutano dal punto di vista del gesto. Invece ti faccio questa domanda: quali sono gli sport che aiutano dal punto di vista mentale? Allora, qui abbiamo, come dicevo prima, tutti gli sport di mira, perché nella preparazione sono ottimi. Nel mentale aiutano gli sport molto difficili, quelli tecnicamente molto difficili e spesso quelli solitari, quelli dove si ha tanto tempo per pensare e tanto tempo per pensare agli errori possibili che si possono fare. Quindi potenzialmente anche un arrampicatore libero trarrebbe tanto vantaggio a giocare a golf mentalmente, perché lui sa che non può fare errori. Sì. Nel gioco di golf se fai flappa fa niente, lui puoi recuperare con approccio e palla. Lui meglio di no. E questo tempo che hai a disposizione per pensare e non sbagliare deve abituarti a imparare a fare le cose solo giuste. Tu che dici? Sì, in generale io ho notato che gli sport di squadra non aiutano tantissimo, perché abituano chi li pratica ad appoggiarsi nel bene e nel male al gruppo, mentre invece questo nostro giochino, come lo chiamo io, ti mette molto sotto pressione da quel punto di vista. Non hai mai nessuno a cui dare la colpa, è sempre colpa tua, e non hai mai nessuno con cui condividere i picchi, e i picchi sia alti che bassi, perché fondamentalmente ci sei sempre solo tu. Però una cosa che ho notato, e qui metto a paragone chi non è uno sportivo con chi è sportivo ha un imprinting mentale, un'abitudine mentale al sacrificio e all'ottimizzazione della pratica in funzione del gesto. È vero. Che aiuta tantissimo. All'inizio il golf ha una selezione all'ingresso dovuta al fatto che la gente non è abituata a concentrarsi per fare qualcosa. Si è abituati, anche se vai a giocare a tennis, il maestro ti ridà una palla morbida, piano piano tu più o meno la prendi e la ributti di là. Oppure tutti giochiamo a calcio da piccoli, soprattutto una pallonata, corri dietro una palla, una pallonata prima o poi anche di punta, la butti dentro e hai fatto il gol. Mentre invece il golf questa cosa non te lo permette di fare. Quindi chi è abituato ad avere una concentrazione e a cercare di capire ciò che gli serve da ciò che non gli serve durante la pratica, impara più velocemente. Assolutamente. Voi praticate qualche altro tipo di sport, o avete visto che lo sport che avete praticato magari da bambini o nel periodo pre-golfistico vi ha dato una mano in qualcosa, sia fisicamente che tecnicamente che mentalmente anche? Scrivetecelo qui sotto. E ci sta!